ragazzi e bentornati! Oggi l'Epic Games ci ha sorpresi con la seconda roadmap della stagione 9. Siamo tornati con un'altra roadmap di Salva il Mondo. Speriamo che state godendo degli aggiornamenti effettuati con la patch 9.20. Qua ci saranno un po' di novità per quello che riguarda il futuro di questa season. Versione 9.20, quindi la settimana dell'11 giugno. Pistola fantascientifica. Questi proiettili sono fuori dal mondo. Wargames conto alla rovescia quantistico. Aspettate, questa bomba si è giusto teletrasportata? Quindi, secondo voi cosa potrà dire, raga? Secondo me avremo sempre una nuova modalità sul Wargames e una nuova pistola a tema dell'evento fantascientifico, diciamo. Nella versione 9.30, quindi nella settimana del 18 giugno, ritornerà Genesi presso fuso col bonus che aumenta i danni della minigun e li converte in danni energetici, e Chromium Ramirez che ripristina lo scudo quando ricarichiamo l'arma col caricatore vuoto e aumenta anche la velocità di ricarica. Poi difesa casa base Endurance, che significa resistenza. Quante ondate puoi completare? Recupera i dati e la scorta di rifornimento diventeranno missioni permanenti. Attenzione però, recupera i dati la versione beta, quindi quella con la casella quadrata per far costruire, diciamo, in modo decente. Sempre nella versione 9.30, però questa volta nella settimana del 25 giugno, ci dicono pipistrello fantascientifico. Hey pipistrello, oscilla quelle palle di energia. Preparati per un po' di divertimento estivo e una nuova missione sarà disponibile ogni giorno. Completa tutte 14 per sbloccare una nuova arma. Quindi ci daranno 14 missioni accumulabili ogni giorno e sono stoccabili, perché l'ho già letto in un commento sotto, l'admin aveva risposto ad un ragazzo. Le missioni sono accumulabili, perciò anche se non entrate tutti i giorni, accumulerete le missioni e poi entrerete a farle. Mi raccomando, fatele, perché poi in futuro ci daranno quest'arma che sarà unica. E Wargames scorciatoia, non so veramente cosa dire, secondo me dimezzeranno il tempo del Wargames con qualche modalità più o meno come il glitch. Possibile che sia così, raga? Non lo so, bisognerà solo aspettare e vedere col tempo. Siamo sempre nella versione 9.30, però questa volta il 2 luglio. Tornerà Headhunter patriottico. Grido di guerra dà un 50% di probabilità che ogni colpo consumi 0 munizioni. Penny patriota, quando il tuo scudo si svuota ripristina lo scatto taurino. L'uso successivo di scatto taurino costerà 0 di energia, si può verificare una volta ogni 5 secondi. AC vecchia gloria, consumare un frammento di carica riduce il recupero di teddy ed elettrotore del 30% extra. E Genesi stelle strisce, le armi d'assalto hanno il 48% di chance di recuperare le munizioni. Quest'ultimo sarà disponibile completando uno dei 14 incarichi. Ritornerà l'araldo della libertà e Wargames stai lontano. Anche qua un solo nome, non possiamo presagire, probabilmente sarà sempre una modalità nuova. Però cosa potranno aggiungere dopo aver aggiunto la modalità infinita, diciamo? Che sarà mai? Sempre la versione 9.30. Passiamo però al 9 luglio. Un lanciatore fantascientifico, quindi sempre del set fantascientifico avremo un bazooka. Wargames doppio problema. Ce ne sono due? In che senso ce ne sono due? Infine raga, importantissimo, ci dicono che questi lama fantascientifici saranno disponibili fino al lancio della patch 9.40, che sarà precisamente il 16 luglio. Tenetevi a mente questa data, raga. Questi lama fantascientifici saranno acquistabili solamente fino al 16 luglio. Dopodiché ci saranno i lama compleanno, i lama del secondo compleanno di Fortnite. Ebbene sì, non ci hanno ancora rivelato i dettagli, sappiamo solamente che costeranno 1000 biglietti e possiamo utilizzare i biglietti che abbiamo adesso. Perciò fate bene attenzione, raga, se ottenete tutto del set fantascientifico non spendete più i vostri biglietti, ma teneteli, perché potremmo acquistare i lama compleanno con quei biglietti al prezzo di 1000 biglietti l'uno. Però attenzione, se in questo mese non riusciamo a trovare tutte le armi di questo evento, perciò dell'evento fantascientifico, e nel frattempo è già finito l'evento, ci saranno già i lama compleanno, però noi vogliamo assolutamente quell'arma fantascientifica, ci fanno sapere che durante il lama compleanno, se noi anche lì ci teniamo i biglietti, alla fine della season quei biglietti saranno convertiti in lama fantascientifici. Quindi attenzione raga, alla fine della season tutti i biglietti che ci saranno verranno convertiti in lama fantascientifici, però quelli che noi abbiamo adesso andranno bene per acquistare il lama compleanno. Ok, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Se ho fatto troppa confusione vi prego di fare una domanda nei commenti, perché ci tengo veramente che voi sappiate tutto il meglio possibile. Infine ci ringraziano per i ticket e per le segnalazioni, per i feedback, perché sono riusciti a migliorare molto la performance delle console su Salva il Mondo, e ci chiedono anche di continuare a farlo perché vogliono sicuramente portare Salva il Mondo al livello successivo e continuare a migliorare le performance. Questo mi fa sperare solamente in bene. Sono stra contento che questa stagione ci abbia riservato così tante sorprese e pensare che non è ancora finita. Non so cosa aspettarmi in futuro, raga. Io sono contento.
appunto, e voi? Ci dicono anche che nella patch 9.30 le munizioni energetiche non costeranno più bacon ma batterie. Finalmente, raga, io vi ringrazio di vivere questa avventura insieme a me. Vi porterò sempre le novità su Salva il Mondo. Mi raccomando, lasciate solamente un bel like a questo video. Fatelo vedere anche ai vostri amici che non sanno cosa succederà su Salva il Mondo. Almeno poi anche loro si sapranno tenere biglietti. Insomma, facciamo un favore un po' a tutti. Più persone sapranno di questo, più persone risparmieranno biglietti, oppure li spenderanno, oppure sapranno come gestirseli. Io, raga, vi ringrazio di tutto il supporto che mi state dando. Mi raccomando, vi ricordo che potete supportarmi come creatore. Vi basterà inserire il nickname Kino TV nell'item shop di Fortnite. Grazie mille. Bella bella.